Bimbe, buongiorno. Buongiorno. Tutorial del babbo Ciccio. Oh, la sister l'abbiamo ormai, diciamo, aggregata al mondo tutorial. Quindi oggi vi facciamo vedere come si realizza il babbo Ciccio. Il costo del kit è di 24 euro. È un babbo Natale fuori porta che voi potete, vabbè, mettere fuori porta, dietro porta. Comunque è da appendere. È un progetto da appendere. Lo abbiamo realizzato interamente in feltro modellabile 2 mm utilizzando anche il nuovo materiale che è il pellicciotto, il tessuto pellicciotto. Quindi allora andiamo a vedere come si realizza. Voi dal cartamodello ritagliate tutti i pezzi necessari. Questo è il corpo che voi andate a fare a punto filza e lo imbottite bene, ok? Quindi il corpo va imbottito molto bene. Poi sister, cosa fai? Cappello. Gli metti il cappello, stessa cosa, va imbottito, cucito a punto filza e imbottito. Lasciando aperta la parte Si lascia aperta la parte sotto che va inserita poi nel corpo. così come le E maniche le maniche idem. e vanno imbottite. Ok, Bene? quindi si imbottisce, questo cosa ci fa qui? Non ci C'entra sta. niente, va Poi bene. c'è la cintura. Vai, cintura, ma non è tu, guardi me, guarda loro. Io lo so come si fa. Vai. Guarda me. Bimbe, ho delle serie di Vai, su, difficoltà. andiamo. Cintura. Sì, cintura nera di karate lui è. Guantini. Io guardo te perché chiedo conferma di Sì, quello che ho fatto io. appunto, infatti. Guantini imbottiti, uniti in doppio, cuciti a punto filza e Con il colore, i colori, tanto lo sapete, quando è imbottiti. colorato trovate tutto nel kit. Il bordo delle manichine che sono cucite e unite in doppio, cucite a punto fisso e non imbottite, che dobbiamo mettere davanti e dietro la Ok, vai, poi ora manica. si fa vedere. Poi la barba e i baffi ritagliati uniti in doppio e cuciti a punto fisso. Oh, lo vedi? Brava, brava. Ha detto bene, guarda. Via, Ha il detto picche ora bene. non ci serve, la No. nappa gli si fa vedere Dopo, dopo. vai. Allora, Ci partiamo con la siamo? cintura. Sì, Allora, vai, corpo con la è cintura nera. imbottito e qui ci siamo. Si posiziona la cintura. Circa E a metà del corpo. si incolla, tanto non si vede niente sul retro. Incollato Ma è una sul gioia, la dietro. pistola era No, spenta. non ci credo, non ci credo, guarda, non ci voglio credere. Una volta che ci sarà tutto pronto, tieni, vai, attacca Accesa questa, ora. vai. Sapete, la diretta è così, non è una diretta ma è uguale, ma se fosse, vai. Incolliamo. E la cintura è Magari un fatta. puntino di colla anche sul davanti. Sì. Continuo a guardare Sì, puntino di colla anche sul davanti, non è necessario, però insomma, se volete, anche perché insomma, quando è bloccato non Siamo va da nessuna parte. un puntino ci si dà. Ecco. Poi Crepi l'avarizia. crepito. Il braccio. Incolliamo le braccia. Destra e sinistra. Braccia, colla su. Via, via. Vai. Vai, facciamo così. Colla sul bordo del corpo. Sì, ma è che la manica finisca più o meno alla fine della Troppo? cintura. No, 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 va va bene, va bene. bene, va Un po' bene. si È copre. perfetto. Destra e sinistra e poi aspettate che si asciughino le Sul braccia. bordo, eh? Sì, Bordo sul bordo, corpo. sul bordo. È proprio un babbo ciccio. Bel panciotto, c'ha, eh? È proprio ciccio. Fatti i pezzi abbastanza easy. Poi si inseriscono le mani, E colla. una volta inserite si mette la colla. Va, vieni, te lo tengo io, vai. Si stacca di là. Ci vuole tempo per asciugare, inutile. Ci vogliono i suoi tempi, non si può far veloce, ma Che si veloce e può bene non stanno aspettare? bene insieme, mi dice, eh? Vieni, proverbio, reggi.
Leggi bene. Sì, reggo bene. Fili in ogni dove. Vabbè, sì, poi si levano alla fine. I fili li levate al lavoro finito. E poi qui ora si fa su una manica il bordo manica doppio, sia sotto che sopra, deve essere, quindi lo cucite due pezzi in doppio sotto e se sopra. Se lo schiacci mentre io vado. Tocco niente. Così. Vai. E si incolla. Si vede? Lascio? Sì. Vabbè, forse si doveva fare prima. Vabbè, uguale. Ma sì, il braccio pronto, forse sì. Non la fa prima. È lo stesso, eh? Sì. Si doveva fare prima, non perché asciugava. Insomma, se uno aspetta tempi di asciugatura, va bene. Qui la colla basta ai laterali. È fatto bene. Poi una volta che è tutto asciutto, mi raccomando, aspettate i tempi giusti. Asciutto, si sì, asciutto più o meno. Si posiziona la testa, che è il cappello. Sì, il cappello, sì, cappello barra testa, che è, sì, perché lui il viso non ce l'ha, il viso è nascosto, quindi questo è un corpo viso cappello tutto integrato. Allora prima si blocca dietro. Colla sempre sul corpo. Questo è un feltro modellabile rosso, rosso melange. Poi davanti, bloccate anche davanti. Metti prima la barba e baffi, prima di mettere il bordo, metti prima il bordo. Reggilo, vai. Ecco, te lo tengo io, vai. Bravo. Te lo tengo io, te intanto prepari il bordo. Allora, per fare il bordo. Allora, in attesa che asciughi il tutto. Allora, il bordo è realizzato con il pellicciotto. Allora, voi dovete incollare il lato lungo sul bordo e ripiegarlo a metà, più o meno. Al centro, sì. Sì. Le misure, ovviamente, le trovate tutte sul cartamodello, lo piegate verso il centro, in questa maniera. E schiacciate. Stessa cosa la fate sull'altro lato. Quindi, colla a caldo su tutto il bordo, cioè sul lato lungo del pellicciotto. E lo andate a chiudere sulla parte già incollata. Ok, una volta che il bordo è asciutto, lo andate a mettere sul cappello, ovviamente sul bordo del cappello, in questa maniera, mettendo il sormontandolo, magari tagliate l'eccesso se è troppo lungo e lo andate a bloccare intorno al cappello. Potevo. E incollate, certo. Mettete colla in abbondanza. Ora perché noi si sta facendo in, sì, maniera in modo veloce per non veloce. Sì, appunto, poi insomma uno con calma i tempi di asciugatura, e questo ve lo dico sempre, devono ha bloccato bene anche davanti, insomma non si fa per farvi vedere quali sono i passaggi principali, poi lo bloccate anche sul davanti e, in modo che insomma sia incollato bene in ogni parte, eh? Dopo aver fatto questo, voi avete già imbottito i vostri. Si fa il vedere vostro... la nappina prima? Sì. Fa vedere la nappina. Vai. Allora, la nappina è un cerchio, punto filza, punto sopragitto
lungo il bordo, si tira il filo e si riveste. Dentro ci mettete la pallina. Si riveste una pallina di polistirolo. Sì, ma ci si fa, ci si fa. Eh? Scarico il telefono, ma ci si fa. Ma prendi la, no, il vai, caricatore. Sì. Sto a vedere. No, no. Si tira il filo, si incolla alla punta del cappello. Lo incollate alla punta del cappello. Poi posizioniamo barba e baffi. Ecco qua. Barba e baffi incollati. Ancora, anche questi. Anche questi, eh. Sì, ma questi ci vuole un giorno se no asciugare. Sì. Allora, voi posizionate la barba e i baffi in questa maniera e poi realizzate con la licra che trovate nel kit il naso. Il naso che è questo. Vedete, la sister l'ha imbottito, cioè l'ha cucito a punto sopragitto, imbottito, sfumato con un fard o con gli sfumini se ce l'avete, sì. E andate a posizionare il tutto incollando. Si incolla così, così, e il naso sopra. Si vede, eh? Desa? Si vede? Si vede? Sì. Quindi barba e... Sì, e poi mettete il pic al bordo del cappello, tagliando la parte eccedente, andate ad incollare il pic sul lato del cappello. Ovviamente lui ha in mano, tiene in mano l'alberino, vedere. E lo incollate in modo che stia fermo, ben fermo al vostro babbo. Mettete un pezzettino di filo sul dietro con un pezzettino di feltro. I fili, mi raccomando, sempre corti, non si devono vedere, meglio se non si vedono i fili che escono fuori dal cappello. Quindi il filo dietro per appenderlo e il nostro babbo ciccio è pronto. Kit 24 euro. Vi faccio vedere i riferimenti per fare l'ordine. Eccolo qua, www.merceria-delmenocreativa.com e 345-42-73111 il numero di WhatsApp. Praticamente viene così. Io e la sister vi si saluta. Brava sister, sì. Saluta le bimbe. Ciao bimbe. Ciao ciao. Ciao ciao.